Vi informo subito che oggi ci saranno due video, il primo è questo, un altro uscirà alle 19 e sarà su come prendere vela nera e termaiale, mentre questo riguarda, come avete letto dal titolo, Arachnia. Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Link Montoni in questo nuovo video di Yo-Kai Watch 3. Dato che la sigla l'abbiamo già fatta, meglio saltare subito al dunque della questione e vedere come prendere Arachnia. È un procedimento un po' inusuale, comunque sia il procedimento coinvolge il campo di grano infinito, il vicolo nebbioso. Nel vicolo nebbioso, dalla sesta volta che ci entrate, per quanto mi riguarda è la sesta, però se siete bravi anche già dalla quarta, dalla quinta volta potete riuscire a fare questo procedimento per prendere Arachnia. In cosa consiste? Consiste nel camminare il più a lungo possibile cercando di trovare una vecchia sbronza. Ecco, sembrerebbe che stia danzando, questa vecchia in realtà è sbronza. E non si capisce neanche se è una vecchia, se è un maschio, perché comunque sia nella versione inglese sia nella versione italiana, tedesca e comunque sia anche francese, spagnola, portoghese, come vi pare, a volte scambiano il termine maschile con quello femminile per personaggi secondari che non hanno molta rilevanza nel gioco. E quindi non si sa se questa è una donna o se è un uomo. Comunque sia, parlate con questa persona per tre volte in una sola run durante appunto il vicolo nebbioso, e la quarta volta che ci parlerete comparirà Arachnia. Questa donna o uomo le prime volte vi darà un oggetto consumabile, del cibo per gli yokai. In realtà però lei è uno yokai, cioè Arachnia, e si può reclutare tramite il metodo convenzionale, ovvero dandole il cibo preferito e sconfiggendola semplicemente. Io vi consiglio comunque sia di portarvi un frutto proibito, almeno se la trovate state pur certi che ve la fate amica. Il frutto proibito, l'ho già detto altre volte ma ve lo ripeto, lo trovate comunque sia con un link in descrizione alla pagina yokaiwatchworld.net. basta che cliccate comunque sia nella sezione QR code e cliccate sull'immagine del frutto proibito. Avete 600 codici per il frutto proibito, quindi sbizzarritevi. La battaglia, per quanto mi riguarda, è stata piuttosto lunga, ma non difficile. Lunga per il fatto che comunque sia ci siamo incantati a vicenda diverse volte. Ho provato a mettere Fukuro Kuji in squadra, che comunque sia cura di continuo, e da qualche cileppa da pure lui, però insomma è stata lunga ma non difficile. E poi sapete che fa Arachnia? Si va a nascondere dietro le sue compagne. Non ti attacca, ma appena ha l'occasione si va a nascondere dietro una di loro due per essere protetta. E se hai lo spillo su di lei, quando si nasconde scompare e quindi rimani fregato praticamente. Il video è molto breve, ma appunto come ho detto stasera ne uscirà un altro. Quindi ricapitolando, frutto proibito, così se la trovate al 100% amica, vicolo nebbioso, dalla quarta quinta volta potete iniziare a provare a prenderla. E un altro consiglio che vi do, cercate di parlare, se lo trovate, col maestro di Luna. Ve lo faccio vedere in questa clip. Se ci parlate quando trovate, l'uscita del vicolo nebbioso si allontanerà, in modo da permettervi di continuare a percorrerlo e magari trovare appunto la signora danzerina. In questa maniera, parlando con lei tre volte, la quarta volta vi affronterà rivelandosi per quello che è uno yokai Arachnia. Quindi, questo era come prendere Arachnia, video breve ma giusto veloce, tanto per farvi sapere come prenderla, perché non me lo aspettavo sinceramente. È stata una sorpresa anche per me. Il massimo che ho parlato con questa vecchietta è sempre stato due volte, quindi oggi si è rivelata una bella sorpresa. Mentre stasera, un metodo un pochino più semplice per termaiale e vela nera. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi do appuntamento, lo ripeto ancora una volta, stasera alle 19, non mi stancherò mai di ripeterlo. Vi ricordo ovviamente in descrizione i link per Twitter e Instagram, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!